Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Ma cosa c'è di meglio? Benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Ciao a tutti da Giulio Gaudiano. Che iniziare un bel mercoledì con la mazzetta che batte sopra la tua testa. Ragazzi, il bello dei lavori è questo: si cambia tutto, si rinnova e intanto non ci facciamo mai mancare il martello pneumatico, ma non ci facciamo mancare soprattutto i nuovi libri. Oggi è mercoledì, scopriamo un nuovo libro che possa aiutarci nella comunicazione, nel marketing, nell'editoria online, un libro che ci aiuti, che sia uno strumento di business utilizzando il digital. Prima di scoprire insieme il libro di oggi, voglio ricordarvi che noi qua i libri li regaliamo anche. Tutti i produttori di Strategia Digitale hanno la possibilità di partecipare all'estrazione del libro che vi sto per presentare. youmediaweb.com/libro-in-regalo e lì trovate tutte le istruzioni per partecipare anche voi all'estrazione. Se non siete ancora produttori, su come diventare produttori anche solo con un dollaro al mese e poi avere la possibilità di portarvi a casa uno dei libri che presentiamo. Ma non poniamo più tempo in mezzo, bando alle ciance, è arrivato il momento di scoprire il nostro libro del giorno. Personal Storytelling, costruire narrazioni di sé efficaci, scritto da Andrea Bettini e Francesco Cavatorta per Franco Angeli Editore. Sono insieme a Francesco Cavatorta. Ciao Francesco, molto piacere. Ciao, piacere di conoscerti. Che cos'è il Personal Storytelling? Per come l'ho vista nascere e svilupparsi questa esperienza negli anni, e questa termine negli anni, personalmente lo storytelling la considero come parola, una parola complessa che è stata sovraccaricata dai significati e più delle volte si è, come dire, si è anche dati a volte dei significati sbagliati, ecco. Personal storytelling io l'ho inteso come l'applicazione di una serie di regole che arrivano da una metodologia che è lo storytelling, nell'accezione più complessa, perché storytelling in inglese vuol dire raccontare storie, quindi è coincidente con un gesto che fa parte del nostro modo di essere, cioè tutte le persone raccontano, quindi tutte le persone raccontano storie, tutte le persone fanno storytelling, se così si potesse dire. Noi però storytelling lo utilizziamo con un'accezione complessa, perché diciamo fare storytelling è più collegato a un applicare lo storytelling a delle strategie di comunicazione, a un modo di concepire la narrazione di marca, appunto. Personal storytelling, quindi, cosa doveva essere? Doveva essere l'applicazione di questa metodologia alla dimensione più personale, quindi al come costruire delle narrazioni del sé. Ed è stata lì anche una difficoltà, no? Perché abbiamo prima di tutto dovuto fotografare questa situazione di difficoltà nel definire una parola, nel definire un concetto, tratteggiare un perimetro che sapesse anche restituire un prodotto finito, cioè qual è stato il nostro campo d'azione, quali sono state le nostre il raggio su cui ci saremmo mossi, e lì abbiamo, come dire, dato una definizione a personal storytelling, costruendoci sopra anche poi delle regole che nel libro si trovano, ma che sostanzialmente nascono appunto da un approccio che vorrà essere un minimo scientifico. Poi il prodotto che è uscito, il libro, non è un libro che sostanzialmente si arroga il diritto di dare delle regole to cure per tutta la metodologia, bensì è un lavoro che nella sua sintesi è riuscito a fotografare delle linee guida appunto per la narrazione del sé, quindi un qualcosa di molto particolare. Tutti noi raccontiamo storie, bisogna vedere se poi queste storie che raccontiamo lavorano per costruire in quelli che ci ascoltano un'immagine
che corrisponde al modo in cui noi vogliamo comunicare la nostra marca, il nostro brand, oppure se queste storie non fanno altro che creare gran confusione nella testa di chi ci ascolta o addirittura un'idea contraria a quella che noi vorremmo costruire. Ti voglio chiedere una cosa, da dove si parte per fare storytelling? Si parte dalle storie, si parte dal proprio brand, dalla definizione dei propri valori, della propria visione e soprattutto queste storie e questo brand si costruiscono a tavolino cercando di tararli sui nostri obiettivi di business? Voglio vendere di più alle mamme, allora racconto delle storie sulla mia mamma, oppure si ricavano pulendo, levando un po' di polvere da quella che è la nostra identità reale? Sì, qui usciamo dal perimetro del libro per andare poi nell'enorme territorio dello storytelling in generale, del modo che hanno ormai le aziende di concepire il modo di parlare ai propri utenti, ai propri clienti. Personalmente ritengo che non possa esserci un'applicazione della metodologia efficace se non c'è una fase preliminare di analisi e di autoanalisi, fase che possiamo tranquillamente definire story listening, cioè la parte identitaria e valoriale di un brand è una componente essenziale anche a livello di corrispondenza e di empatia che si crea con l'utente, il fruitore, il consumatore. Capire come questa anima debba essere restituita, in che forme è necessario ed è indispensabile per poi costruire una narrazione di marca che poi non si riduce a essere una sorta di distribuzione di storie. Cioè io ormai non faccio più storytelling, non applico più lo storytelling se realizzo 1, 2, 3, 4 contenuti narrativi e li distribuisco. Il passo deve essere fatto a monte prima e deve essere un passo che strategicamente va ad avvolgere, a incidere su tutte le dimensioni di marca. E questo è un passo fondamentale da farsi, anche di concetto, perché se questo non avviene, anche gli sforzi di costruire delle narrazioni che possiamo assimilare più a delle azioni tattiche, cioè delle azioni che sono un po' fini a se stesse, a quel punto perdono di efficacia, quindi non si raggiungono gli obiettivi. Obiettivi che possono essere tantissimi, cioè obiettivi che possono essere variegati e obiettivi che possono appunto essere raggiunti tutti poi a un certo punto nel momento in cui questa analisi viene svolta e viene fatto appunto un lavoro di pensiero più strategico, come dicevo prima. Secondo te quali tipi di persone, di professionalità possono trarre il maggior vantaggio dalla lettura del vostro libro e dall'utilizzo del personal storytelling? Ma allora, non a caso il libro è uscito nell'ambito di una collana che si chiama Professioni Digitali, nel senso che oggi più che mai un professionista di qualsiasi genere ha evidentemente necessità di veicolare la propria professionalità online. Infatti non a caso il libro si intreccia moltissimo con le dinamiche di social media marketing, no? Dell'utilizzo che facciamo con i nostri canali, dei nostri contenuti e delle nostre appunto della restituzione e condivisione di quella che è la nostra identità online. Ci rivolgiamo infatti a tutti coloro sentono il bisogno di uscire fuori dalle logiche del comunicarsi, rimanendo fermi magari a una dimensione più settaria, più ingessata, e iniziare a restituire un'immagine a sé più complessa, ovviamente tenendo d'occhio la dimensione più professionale, che è la cosa più importante appunto anche nell'ambito della collana in cui siamo inseriti. Ci rivolgiamo quindi a un pubblico variegato, un pubblico che può essere newbie rispetto alla dimensione online o può essere più scafato,
Non è, secondo noi, importante neanche un'estrazione particolare, perché, ripeto, tutte le professioni oggi si confrontano con la necessità di essere online, di esserci e di confrontarsi con il mercato del lavoro attraverso questi nuovi strumenti. Sicché il lavoro è stato cercato, si è tentato di tenerlo in una forma molto generale. Proprio per cercare di far capire che questo passo deve essere compiuto un po' da tutti i professionisti. Ti voglio raccontare una storia. Io ho un papà che è ingegnere, ingegnere edile, ormai in pensione, ha lavorato nell'ingegneria civile per tutta la sua vita, ha avuto uno studio di ingegneria che ha fatto tanti importanti progetti e in particolare negli anni, penso sia 90, ha pubblicato un libro, un manuale di tecniche per la progettazione delle strutture in cemento armato. Ora, questa cosa che magari per noi può essere pallosissima, in realtà ha avuto un grandissimo successo questo libro, questo manuale che ha scritto a quattro mani con un suo collega e ultimamente ha completato la nuova edizione di questo libro, un nuovo libro aggiornato. Bene, quando gli sono andato a dire, aiutandolo un pochino con la comunicazione di questo libro, che l'ho convinto a pubblicarlo anche in versione digitale, ad aprirsi un pochino alle nuove forme di editoria, gli ho detto: "Bah, scriviamo, cerchiamo di fare anche un pochino dello storytelling, di quello che siete voi al di là di quello che avete fatto, dei ponti che avete progettato, dagli aeroporti di queste, o delle pubblicazioni accademiche." E sia lui che il suo collega si sono guardati in faccia perplessi e poi mi hanno risposto: "Ma Giulio, ma non gliene frega niente a nessuno delle nostre storie personali." Allora io ti voglio lanciare questa provocazione. È vero che lo storytelling può essere uno strumento per farci percepire in maniera diversa e rendere più efficace la comunicazione del nostro essere professionale? O in fondo, ed è appunto una provocazione, è un po' una fighetteria del momento, una moda. Facciamo storytelling, che poi in realtà di noi non gliene importa niente a nessuno. Ma guarda, ci sono un sacco di casi di impieghi esagerati dello storytelling per creare dei miti che non esistevano, e quindi non è tanto una provocazione la tua quanto la registrazione di un alert che è già presente, che è sotto gli occhi di tutti, no? Io non credo che sia una moda, anche perché ormai sono tanti anni che nel nostro paese è stata importata la cultura dello storytelling, quindi ormai se fosse stata una moda passeggera, probabilmente non saremmo neanche più a parlarne. Sulla necessità di condividere delle storie per migliorare anche quelli che sono i contributi che possiamo dare. Io su questo ci credo abbastanza, anche perché prima citavo story listening, che è un meccanismo per cui le persone all'ascolto sostanzialmente codificano le informazioni sotto forma di storia per comprenderle meglio, per incamerarle e memorizzarle. Noi siamo settati per parlare sotto forma di storia, comunichiamo sotto forma di storia. Creiamo legami attraverso le storie di tutti i generi. Anche quando facciamo un colloquio di lavoro, sostanzialmente restituiamo parte della nostra esperienza, perché la narrazione è esperienza, cioè si fonda su questo valore, su questo, l architrave di tutte le storie è un'esperienza. Nel momento in cui un professionista di qualsiasi genere restituisce la componente esperienziale più personale, associandola a quello che è la sua attività, caratterizza quell'attività probabilmente anche facendone, evidenziandone, distinguendone quelli che sono gli aspetti più importanti, più qualitativi. Quindi, nel caso di tuo papà, se un ingegnere realizza strutture di cemento armato, non realizza solo strutture di cemento armato, ma sta restituendo parte di uno sguardo, sta restituendo parte di una passione, sta restituendo parte di delle radici che sono saldamente conficcate nel terreno
ma da cui tutto è generato. Di solito è così che noi intendiamo l'esperienza, no? Come qualcosa che è sedimentata e accumulata, e accumulandosi ci permette di fare meglio. Se noi riusciamo a estrapolare questo valore, a restituirlo, ecco che si caratterizza qualcosa che potrebbe apparire a un primo livello più freddo, forse. Francesco, diresti che il vostro libro è un manuale con delle azioni attivabili rispetto all'utilizzo del personal storytelling, o è più un libro che ti accompagna nella scoperta del personal storytelling, delle sue potenzialità, ti fa capire come utilizzarlo nella tua strategia più ampia di comunicazione e di marketing digitale? Ma allora, guarda, noi chiudiamo solitamente anche le presentazioni che facciamo con l'amico Andrea, chiudiamo sempre con un incitamento ad andare a raccontare, ad andare a raccontarsi. Il manuale ha un po' nella sua prima parte un'anima più di excursus generico in senso buono, nel senso un excursus che avvicina. Poi nella sua seconda parte propone delle letture, dei modelli che siano più pratici. L'attivatore però essenziale è l'elemento di volontarietà della narrazione, no? Cioè, ogni storia è intenzionale, deve esserci un elemento di intenzionalità per funzionare, no? Non può essere percepita una storia come casuale. D'altronde, quando un romanziere, parlando nella logica della scrittura, quando un romanziere inizia un romanzo, solitamente inizia dal momento in cui si ritiene, e l'autore ha come dire, l'arbitrarietà e la possibilità di farlo, inizia un romanzo nel momento in cui si ritiene che la storia debba iniziare. Non ci interessa quello che è successo prima. L'elemento di intenzionalità è necessario, quindi noi nel manuale cosa diciamo? Diciamo, questi sono un po' gli strumenti che avete a disposizione. La narrazione è un gesto anche artigianale, quindi questo è il vostro, come dire, la vostra piccola cassetta degli attrezzi. Ma adesso tocca a voi. Quindi, dopo che avete capito come si possono utilizzare gli strumenti, dovete attivarvi in qualche modo nel momento in cui ritenete che sia ora di farlo. Diciamo che lo spirito del manuale è proprio quello di dare appunto una lettura su quelle che devono essere gli elementi necessari per praticamente mettere a terra quello che è lo personal storytelling. Benissimo Francesco, ti ringrazio molto per averci introdotto alla scoperta di questo libro, che sarà sicuramente interessante da leggere, scoprire e approfondire. Ti faccio tantissimi auguri per questo progetto, ciao e alla prossima. Grazie mille, ciao a tutti. Vi è venuta l'acquolina in bocca? A me sì, allora vinciamolo questo libro. umediaweb.com/libro in regalo, oppure un semplice click al link nelle note dell'episodio e possiamo portarci a casa una copia del libro che Francesco ci ha presentato. Vi ricordo che avete una settimana intera per partecipare a questa estrazione, per cui con tutta calma magari volete invitare il vostro capo, il vostro collega, il vostro dipendente, gli volete dire: oh Ciccio, è ora che fai un po' di personal storytelling anche tu, magari l'amico che non trova lavoro, o se siete degli studenti e state preparando il vostro curriculum, potrebbe essere di sicuro un aiuto per presentarvi in maniera più efficace ai colloqui. E voglio ringraziare tutti coloro che sostengono il nostro storytelling giornaliero, il nostro podcast Strategia Digitale, i produttori di Strategia Digitale, persone come voi ascoltatori che hanno deciso di passare dall'altra parte e diventare produttori e finanziatori del nostro podcast: Gianluca Sagone, Federico Izzi, Denis Calzolari, WPOK.it, Francesca Traverso, Roberto Andreoni, Matteo Neroni, Franco Nicosia, Fabrizio Guidi, Marzia Tomasin, Paolo Pugni, Beatrice Biasuzzi, Niccolò Ravanelli, Cristian Manganelli, che ha vinto un libro, ci ha mandato una bellissima fotografia, e trovate tutte le fotografie di quelli che hanno vinto libri, si sono scattati dei selfie nel nostro album di famiglia su umediaweb.com/libro in regalo, quindi andateli a vedere. Così Davide Brenna, Enrico Girotti, anche lui vincitore in passato, Vittorio Neri, Andrea Della Via, Chiara Crin
Cirinna, Rocco Ieraci, Fabio Marciali, Alessio Casarolli, Fulvio Iulita, Agata Amato, Jacopo Livia, Olio Poldo, Antonino Cotroneo, Paolo Gollo, Massimiliano Berto, Rosario Rizzo, Stefano 2.0, Erika Vagliengo, Mariano Lampis, Mauro Arizzo, Francesco Cucuini, Roberto Pagliarini, Lorenzo Mari, Rodolfo Monacelli, Max Saggia, Pillole di Tecnologia.it, Marco Paolini, Marco Bazzo e Daniele Risi e tantissimi altri produttori che partecipano anche loro all'estrazione, anche solo con un dollaro al mese, che per noi sono importantissimi perché sono a bordo della nostra barca, questa barca che ci porta nella direzione della consapevolezza rispetto all'utilizzo del digital per fare marketing, business ed editoria online. Un grazie di cuore anche a Sara Veltri, coautrice del nostro podcast, al nostro fonico Costanza Mineo e a Radio Speaker.it, curatore del sound design. Ragazzi, grazie mille e ci vediamo online. Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.